sociale e economico di Gabriella Caldanese a Lanzara con il sindaco Paolo Lanzara a presentare il gruppo di Massima Lanzara. Sì, è una ripresa di una serie di importanti appuntamenti che abbiamo avuto qui a Villa Caldanese. Abbiamo presentato molti di questa splendida cornice, grazie anche all'assessore alla cultura che tanto si è adoperata intorno al palo, fa un ringraziamento di tutta l'amministrazione che con lei in maniera coesa, in maniera forte e determinata ha collaborato. E grazie soprattutto al professore Adinolfi che ci ha onorato della sua presenza presentando la sua ultima opera, un bellissimo libro che è stato magistralmente presentato da lui e dal parterre che ci vedeva tutti presenti. Grazie. Anche un segnale di ritorno. Sì, un segnale di ritorno alla normalità, quella normalità che tanto abbiamo bramato in questi mesi di pandemia, mesi che però ci hanno portato via 2 anni di vita. La serata questa sera qui a Villa Caldanese. È stata una serata molto bella e piacevole, splendida la cornice, straordinaria l'accoglienza. Davvero contento dell'attenzione che è stata riservata al libro e spero che questo sito abbia serate come questa, anzi anche più belle e più significative delle prossime mesi. È stata un'occasione importante. È un libro che parla di scacchi come non ne parlano gli scacchisti e parla di filosofia come non ne parlano i filosofi. Io ho cercato di mettere insieme queste due cose e spero che l'esperimento sia riuscito. Presente alla presentazione del volume di Massimo Di Nota, sì, perché ancora Villa Caldanese, il Palazzo Comunale di Villa Caldanese diventa stasera proprio come punto attrattore di cultura e lo facciamo con un autore di fama nazionale come il professore Adinolfi su un tema così importante degli scacchi, ma questo sta a significare soprattutto il ruolo strategico che ha questa sede stasera ha voluto dare l'amministrazione Lanzara e l'assessore Antonio Alfana si è cimentata bene in